La sesta giornata del campionato di eccellenza regionale ha visto il ritorno nello splendido Muzzi di Ciconia di Orvieto, reinaugurato dopo due mesi di inattività. Dicevo, il ritorno dell'Orvietana, la squadra locale in bianco-rosso, che ha affrontato gli ospiti della Narnese in rosso-blu. Ha diretto il signor Jacobellis di Pisa, assistito dai signori Spena di Perugia e Margheriti di Terni. Dopo il minuto di silenzio per ricordare la figura di Massimo Stella, inizia la partita e dal nono c'è la conclusione di Locchi che finisce tra le mani di Cunzi. Al ventunesimo Moneti supera in uscita Cunzi e conclude. La difesa narnese evita il gol spedendo in angolo. I difensori narnesi alzano il baricentro facendo cadere molto spesso in fuorigioco gli avanti orvietani. Arriviamo al 43esimo, il primo tiro in porta della Narnese è di Silveri, sganappa, mette oltre la traversa. Al 46esimo Quondam ha un ottimo pallone, ma la sua conclusione è da dimenticare. Quindi un primo tempo avaro di emozioni termina sullo 0-0. Con le riprese di Alessandro Natalicchi passiamo al secondo tempo, che al primo minuto vede passare in vantaggio l'Orvietana con Locchi, che realizza l'1-0. Ma non passano che due minuti e Quondam, da sottomisura, realizza il gol che riporta la partita sull'1-1. Al 13esimo Cunzi si disimpegna egregiamente su due ottimi traversoni dal fondo, liberando la propria area di rigore. L'Orvietana preme sull'acceleratore ed inizia ad affondare sulle fasce con traversoni pericolosi, ma la difesa narnese è sempre molto attenta. Arriviamo al 33esimo, Narnese pericolosa con Quondam, la sua girata dal limite sfiora la base del palo. Al 38esimo il centravanti orvietano Mouà ha sui piedi un ottimo pallone, Cunzi in uscita blocca la sua conclusione. Al 41esimo su traversone sganappa non afferra il pallone che finisce alle sue spalle su colpo di testa di Quondam. Quindi Narnese in vantaggio per 2-1. Dopo appena un minuto Frellicca allontana, Bellini si avventa sulla ribattuta e lascia partire un sinistro che porta la Narnese sul 3-1, finita qui, no perché al 91esimo Polidori cerca l'angolino, palla che incoccia il palo prima e la schiena di Cunzi poi per finire in rete, 3-2 e gara riaperta ma chiusa subito da Fenici che al 94esimo dribbla così sganappa e firma il definitivo 4-2 che mantiene la Narnese in solitaria al secondo posto a due punti dal Cannara capolista.